Salve a tutti. Brutta batosta subita dall'MSP nella scorsa partita, che con l'infortunio di Mazzetti ha perso il suo terzo giocatore della stagione. La salvezza si fa sempre più dura per Samuel e i suoi compagni, che non dovranno assolutamente sbagliare queste ultime due giornate di campionato. Riuscirà l'MSP a raggiungere la salvezza? Scopriamolo. Siamo gente, settimane importanti. Allora, tante cose, vieni qua, dammi un po' di multa che mi devi dare, va là. Devi 15 euro di multa, te. Cap. Palloni in fabbrica, Torelli. No, cap, quali soldi? Oh, quali multe? 15 euro, grazie. 15 euro? 15 euro. Cacchio, però non posso pagare quel contatto che non ce li ho. Cioè, no, scusami, uno come te, Satispay non ce l'ha? Satispay? Ah, cacchio, Satispay ce l'ho. Allora va bene. Da quante multe devi? Ah, io devo dare 10 euro. Ah sì? Satispay anch'io, si va di Satispay. Guarda, sono già arrivato. Arrivati? Perfetto. Ho pagato quello che ti dovevo? Non è che li dovevi a me. Le devo alla squadra, alla comunità, perché a fine anno faremo la cena di gruppo. O no? Dove andiamo, Lizio? Andiamo al mare a mangiare il pesciolino. Brutto? Ragazzi, come avete potuto vedere, ho dovuto pagare delle sonore multe causa questi torelli e non solo. Tramite Satispay, perché Satispay, ragazzi, è un'app molto comoda e lo potete utilizzare in maniera molto facile e fluida tra i vostri amici, tra i vostri parenti e per le spese di tutti i giorni. Potete inviare i soldi o ricevere soldi in maniera molto semplice. Mi raccomando, ragazzi, scaricate l'app dal link in descrizione e adesso andiamo a fare i torelli. Speriamo di non prendere altri giri e di non dover pagare altri soldi. Andiamo a fare allenamento. A dopo, signori. Let's go! €8 oggi. Satispay, come funziona? Oh. Lui copre palla, così la accompagna. Bastava che lui la appoggiasse, non è che doveva fare. Bene, ragazzi, siamo qua con Maurizio Rossi. Allora, come vedi la partita contro il Vadese domenica? Partita importantissima, partita determinante per la nostra salvezza. E come si dice, è una partita da vincere. Per cui siamo carichi e forza monte. Un saluto particolare ai soliti ragazzi 2010-11 del Real Casalecchio e vista la maglia anche dell'Enjoy. Domenica bisogna non sbagliare atteggiamento. Andiamo a giocare contro una squadra che non ha niente da dire, perché è già giù. Loro proveranno a metterci in difficoltà, però noi dobbiamo essere bravi a non sbagliare atteggiamento e approccio alla partita, cioè aggressivi, bene, con ordine, stare compatti, fare pochi tocchi e cercare di fare delle azioni con altruismo per provarli a fare gol. È possibile che l'ultima partita, se proprio proprio, serva un mese. È possibile. Come invece è possibile che il 37 ci sia sano? Credo di no, ma è possibile. Qui ci scaldiamo bene, facciamo un po' di rapidità, poi facciamo qualche azione offensiva. Ragazzi, ci siamo. Oggi è finalmente domenica. Oggi si giocano le ultime due partite di questo campionato.
È stato un campionato veramente tosto, perché fino all'ultimo, signori, ogni squadra ha cercato di dare il massimo e ogni squadra sta lottando per non retrocedere. Ma prima di arrivare direttamente alla partita, signori, vi volevo annunciare che le iscrizioni per il camp di Pirla SVU sono ufficialmente aperte, perché quest'anno andremo a fare dei camp dove potrete essere selezionati per andare a partecipare al pallone d'oro dei bambini / dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ragazzi, tutto link in descrizione per la partecipazione di questi camp e vi aspettiamo numerosi ai nostri camp. Riso col pollo, ospiti e tanto altro nei nostri camp. Link in descrizione. E adesso andiamo a goderci questa magnifica partita. Speriamo bene per noi e anche il mio compleanno, signori. Spero di festeggiarlo nel migliore dei modi. Ci vediamo direttamente al campo. A dopo, signori. Più grossa è che non giochiamo da collettivo, non singolarmente, non ci mettiamo lì a pensare che da soli possiamo vincere e risolvere la partita, perché non è così. Se facciamo così andiamo in difficoltà, solo questo vi dico. Tutto il resto sapete anche voi l'importanza della partita di oggi, perché adesso in quest'ora e mezza, ore 40, quello che è, dobbiamo pensare di fare le cose fatte bene, cioè quello che vi ho detto venerdì sera, giocare a pochi tocchi, essere organizzati e non squilibrati dal punto di vista proprio tattico, quindi essere messi bene in campo, darci una mano e giocare da collettivo, vuol dire non solo in fase di possesso palla giocare da collettivo, anche in fase di non possesso. Cioè, se noi quando perdiamo palla ci fermiamo e stiamo su e non rientriamo a recuperare palla da una mano a come palla, andiamo in grossa difficoltà. E questo non ce lo possiamo permettere oggi. Oggi dobbiamo pensare di giocare contro una squadra che si deve salvare, anche se loro sono da giù e quindi giocano liberi mentalmente. Noi dobbiamo giocarci una partita per ottenere il risultato oggi e non possiamo sbagliare. Quindi non ci dobbiamo mettere in testa particolari idee che ci facciano perdere la tranquillità. State lì con la testa e dateci dentro. Forza. E benvenuti a tutti da Gnabry, il vostro telecronista di fiducia. Oggi è una partita importante per l'MSP. Oggi c'è Vadese, Sole, Luna, MSP Calcio per la 29esima giornata di campionato di promozione. È tutto pronto? L'MSP non può sbagliare, inizia questa super partita. Palla in avanti, va subito alla ricerca del gol con Popolo, bellissimo il lancio verso Colace, gestisce dentro l'area Colace, una finta, il mancino va fuori. Ancora in avanti con la rimessa laterale, va di fisico Bartolini, tiene il pallone, prova il mancino. Conclusione di poco, lontana dalla porta. Avanza con Norbi, sempre l'MSP, bello il filtrante, va Popolo, Popolo resiste alla marcatura, ancora Popolo per Colace, può crossarla, lo fa, ma il pallone viene bloccato dalla difesa. Va Norbi, calcio di punizione, la pennella in mezzo, viene spazzata via dal difensore del Vadese. C'è il contrasto, Popolo prova a prendere il pallone, prova addirittura il tiro, palla che carambola vicino Bartolini, ma esce il portiere. Ancora in possesso l'MSP, è un assedio, cross in mezzo a parte di Dalmonte, prova Bartolini di testa ma viene anticipato, poi Colace, il pallone, va Samuel e la sblocca al 22esimo minuto, proprio il giorno del suo compleanno, Samuel trova il suo quinto gol in campionato e qui fa un gol pesantissimo per la classifica. Ancora in avanti, sembra la fascia sinistra, ancora in mezzo Bartolini, miracolo del portiere. Gestisce il pallone Colace, in mezzo a due, la passa Samuel, può pensare al tiro, lo prova, parata semplice per Fantini. Questa volta è il Vadese che prova ad attaccare alla ricerca del pareggio. Samuel però non si fa superare, che fisico. Ancora va Traina sulla fascia destra, Traina in mezzo a due, grandissimo numero di Traina, poi la passa indietro per Norbi, carica il mancino, risponde ancora Fantini.
Calcio d'angolo, c'è il cross in mezzo. Samuel si butta nella mischia, prende il pallone dal monte. Miracolo sulla linea. L'MSP non riesce a trovare il raddoppio. Palla in avanti, rota, bravissimo a prendere il pallone, va Bartolini. Palla in avanti con il suo mancino Popolo. Lontana. Rinvia Fantini. Colpisce di testa dal monte. Palla per Bartolini che la passa Samuel, bravissimo ad inserirsi. Poi c'è Norbi, entra in area, la passa in mezzo Bartolini. Stop e mancino e segna il 2-0. Alfredo Bartolini che esulta, mi mando alla guida di un corriere in onore appunto di Bartolini. Ancora calcio di punizione per l'MSP. Norbi ancora in mezzo alla ricerca di Bartolini, ci arriva di testa ancora lui. Traina, la passa Samuel. Gestisce il pallone e prova ad accentarsi. La passa a Norbi che può caricare il mancino da lì. Sfiora il palo. Palla ancora di Norbi. Va con il mancino ma sbaglia il passaggio. Allora il Vadese può partire con il contropiede. La palla va a Buonvicini. Va, scatta Buonvicini contro Bertan. Si accentra Buonvicini, carica il destro. E c'è un gol spettacolare da parte di Buonvicini. Ma ancora più spettacolare è la sua esultanza in onore del padre. Davvero bellissima atmosfera qui a Vado. Vicinanza da parte di tutti a Buonvicini. Palla in avanti e finisce il primo tempo. Vadese, Sole Luna 1, MSP Calcio 2. È tutto pronto per questo secondo tempo. Si ricomincia. Palla per l'MSP. Palla lanciata in avanti da parte del Vadese. Però viene stoppata dal solito Traina. Ancora da uno sguardo in mezzo, Licciardo per Norbi, prova il mancino, parata. Bertan prova a spazzarla, poi Traina, pallone carambola in avanti, c'è ancora il solito Norbi che sta facendo una partita davvero sontuosa. Norbi si accentra e trova anche lui un gol stupendo in classe 2005. Direttamente dalla cantera dell'MSP, così giovane, così talentuoso, il suo valore si aggira intorno ai 100.000 euro, ma dopo questo gol sicuramente sarà di più. Palla in avanti, va Popolo, palla per Norbi, ancora, palla ad andare in mezzo Colace e Licciardo, c'è una deviazione, palla ancora Fantini, sempre pronto sui pali. Cross in mezzo, c'è la palla che viene spazzata, poi c'è Marco che la rispizza in mezzo, Licciardo, tiro debole centrale. Va il Vadese, prova il tiro da fuori, si fa trovare pronto Ferrone, chiamato in causa poche volte in questa partita. Samuel l'appoggia per Bertan che la spazza via, può andare con lo stop, bravissimo qui Popolo che la lancia davanti, Licciardo ci crede e fa bene perché il pallone, pallonetto di Licciardo, supera Fantini, la palla rimane lì, recupera Fantini ma la perde, Licciardo davanti al portiere, non può sbagliare, ma Fantini rimedia il suo errore. Bello il numero di Licciardo, c'è Samuel, proprio guarda da lì, Samuel carica il destro, non troppo angolato. Palla va in avanti, sono alla ricerca del 4-1, va Samuel, ancora scatta, si fa tutto il campo, Samuel prova a cercare Marco, viene servito, Marco perde l'attimo e viene fischiato anche il fuorigioco. Azione, nulla. Siamo giunti quasi alla fine e appunto c'è il fischio da parte del direttore di gara. L'MSP conquista una vittoria importantissima contro gli ultimi in classifica, il Vadese Sole Luna, per 3-1. Il miglior regalo di compleanno non potevo riceverlo, ragazzi, calma. No, non ho capito. Chi è che ha giocato? Hai giocato tu o ho giocato io, scusa? Io.
No, l'ho giocato io. Cioè, no, io non sto capendo perché adesso hai voluto prendere la scena, signora Laura Giovannini. Ragazzuoli, un'altra partita è andata. Siamo scrollati di dosso una bella pressione, perché questa partita era una partita importantissima da dentro o fuori, signori. La classifica aggiornata ci dice che siamo di nuovo tutti lì e l'ultima partita del campionato sarà veramente decisiva per il nostro cammino in promozione, ragazzi. Perché con dei risultati a sfavore potremmo andarci a giocare il playout, invece con dei risultati a favore anche per noi potremmo salvarci e potrebbe arrivare finalmente questa salvezza in promozione. Ho segnato in una partita veramente importante, anzi importantissima, fondamentale per la squadra. Ero concentrato, già lo sapevo. Oggi è il mio compleanno e quindi volevo farmi questo regalo. Il regalo è arrivato e non potevo festeggiare in maniera migliore questo compleanno. Io, ragazzi, vi ringrazio come sempre di aver guardato questo video e di averci supportato fino alla fine. Manca un episodio, la conclusione di questa stagione. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere nei commenti come abbiamo giocato e soprattutto come è stato il nostro cammino in promozione, che sono curioso veramente di leggere i vostri commenti. A parte gli scherzi, ragazzi, faccio entrare i miei amici supporters. Faccio entrare i miei amici supporter. Non troppo numerosi. Ed eccoli qua, signori, i miei amici supporters. Perché non ti giri anche verso di me? Tu chi sei, scusami? Senta Riccio. Eccoli qua, i miei amici supporters. Come avete visto questa partita? Detto questo, ragazzi, io ringrazio anche voi che siete venuti a vedere questa partita. Posso dire una cosa? I miei amici, no, tu non devi parlare. Via. Un altro episodio è andato, ragazzuoli. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà veramente fondamentale per questo cammino e bisognerà seguire fino alla fine. Detto questo, al prossimo video. Da Vado è tutto, ragazzi.